Ci siamo, il grande giorno è arrivato. Châtillon è pronta per dare i natali alla quinta tappa del Giro della Valle d'Aosta, la tappa più attesa e più temuta dall'intero gruppo. Fabio Aru oggi arriva a Tournion. Sì, oggi penultima tappa, tappa molto dura perché ci sono 4.000 metri di dislivello e niente, cercheremo di guadagnare ancora un po' di tempo al russo e niente, vedremo come andrà. Donato De Jesu, c'è una classifica che ti vede in quarta posizione, si può recuperare qualcosa? Sicuramente ci proverò a recuperare qualcosa, però comunque c'è l'americano Cattaneo che sono a pochissimi secondi da me, c'è da vedere. Fabio Aru è quello che per me sta più in forma di tutti. Il russo dobbiamo marcarlo di più in discesa perché di sicuro riattaccherà di nuovo in discesa. E sull'ultima salita di sicuro farò la mia parte, però comunque c'è da vedere. Riccardo Pichetta, ieri arrivava, hai guadagnato qualche secondo. Sì, ieri era una tappa, sembrava facile ma insidiosa. Nel finale lavoravo per il mio compagno Anatoly Kastan per fare una volata, poi si è presentata l'occasione e l'ho sfruttata al meglio. Oggi c'è tanta salita, aspetto il finale, vediamo come sto e di conseguenza se sarò là e avrò buone gambe proverò sicuramente. Stefano Locatelli, la colpa che si è dimostrata una delle squadre più forti in salita. Visto appunto la classifica, anche la classifica squadre, siamo in testa e sai, è un bel obiettivo anche quello e finché siamo in testa ci teniamo a rimanerci, perciò proveremo comunque a stare sempre più vicini e sempre più possibile più avanti. Queste dunque le ambizioni degli italiani questa mattina al via da Châtillon per quella che era la tappa più attesa dell'intero Giro della Valle d'Aosta 2011. Partenza subito sprint, se ne vanno in 15 uomini, si attraversa lo strappo di Chateau e quindi si passa per Pont-Saint-Martin. Poi si iniziano le salite vere. La prima in programma è quella del Col Secore. Una ventina di chilometri in salita che hanno scremato il gruppo facendo rimanere nelle posizioni d'avanguardia solamente gli atleti più quotati per il successo nella classifica finale. Tra loro ovviamente la maglia gialla di Nikita Novikov, così come tutti i migliori che si sono messi in luce in questi 5 giorni di gara sin qui disputati. Dopo la salita del Col Secore era la volta del Col San Pantaleone, altro giro, altra selezione. Il trappello di testa si riduce, rimangono comunque all'avanguardia sia Fabio Aru, sia il francese Lévier, sia il leader della classifica generale, il russo Nikita Novikov. A fare da lepre a questo trappello dei migliori il bergamasco Mattia Cattaneo, che veste la maglia del Trevigiano. Lui, insieme all'americano Varabasse, hanno guidato per diversi chilometri le operazioni in testa alla corsa. Cattaneo, che stamattina era partito in sesta posizione nella classifica generale, ha sfiorato anche il sogno di sfilare la maglia al russo Nikita Novikov, provando a più riprese ad allungare sugli inseguitori. Un azzardo, quello del ragazzo diretto dall'ex professionista Mirko Rossato, che avrebbe anche potuto ottenere risultati diversi, se non fosse stato per la reazione veemente di un quartetto composto dai francesi Elizonde e Lavier, da Fabio Aru e dall'americano Joseph Dobrowski. Questi quattro sulle rampe che conducevano al traguardo di Tournion hanno sfilato uno ad uno gli avversari più quotati, tra cui anche il leader della classifica generale, riportandosi sulle tracce del battistrada che aveva a sua volta staccato l'americano Varabasse, ormai stremato dalla lunga fuga giornaliera, a soli 4 km dalla linea bianca. Il primo a riportarsi in testa alla corsa è stato proprio l'americano Joseph Dobrowski, che vestiva la maglia di miglior giovane nella classifica Under 21. Poi, uno alla volta, sono arrivati anche Aru, Elizonde e Lévier. Il finale, anche quest'oggi ricco di emozioni e incerto fino all'ultimo metro, ha regalato la cavalcata solitaria del giovane statunitense Joseph Dobrowski. Per lui un grande risultato, quello ottenuto quest'oggi a Tournion, che gli consente di fare anche un bel balzo in classifica generale. Grazie alla vittoria odierna, infatti, l'americano è in quarta posizione, a solo 1 minuto e 18 secondi dal leader della classifica generale. Sul podio di giornata, insieme all'americano, anche il francese Kenny Elizonde, che ha regolato allo sprint Fabio Aru,
che comunque si è consolato con il secondo posto in classifica generale a soli 30 secondi dal leader Novikov. In attesa di conoscere i verdetti finali di questo 48esimo Giro della Valle d'Aosta, spazio nuovamente ai protagonisti. Nikita Novikov, dopo Tognon ti rimangono 30 secondi di vantaggio, domani c'è la cronoscalata da fare, credi che questo vantaggio ti basterà? Sì, credo di potercela fare perché 30 secondi sono comunque un buon vantaggio e perché la cronometro è la mia specialità preferita. È stata una tappa durissima, non so davvero come ho fatto a tener duro. Sono contento, dai, domani l'ultima tappa e sicuramente daremo il massimo, poi vediamo come andrà. Comunque mi interessava da spettacolo e penso che ci sto riuscendo, sono contento di questo. Io sono tentato da lontano, avevamo previsto tutto, due uomini, i miei due compagni in fuga che mi hanno aiutato nel pezzo quando ero solo. È andato tutto alla perfezione, peccato è ceduto un po' nel finale, però penso sia normale. Abbiamo tentato l'impresa, si può dire. È andata male, pace. Da Tognon quindi è tutto. Ora la parola passa a Jean Desprats, dove domani mattina andrà in scena la terribile cronoscalata di 9 km. Sarà una sfida sul filo dei secondi. Le posizioni sul podio sono ancora tutte da decidere. Novikov, Aru, Levier, De Jesu o molti altri, questi i protagonisti più attesi. Ma attenzione, perché ci potrebbero sempre essere delle sorprese.